Buongiorno e bentrovati al Salotto Acquatico di Swimbiz. Siamo a Ostia con il commissario, questo è per il CT delle giovanili italiane, Walter Bolognani. Buongiorno a te e bentrovato. Grazie. Anzi, devo dire, grazie a voi di Swimbiz. Senti, è un po' primula rosa perché è da tempo che ti inseguiamo. Tu. Sì, io mi infratto, vado nei posti più impensati per sfuggire alle interviste. Tu sai che a me piace stare dietro le quinte in diverse situazioni, non per mescolare nel torbido, ma mi piace far sì che siano i ragazzi i veri protagonisti delle tue interviste e che siano i colleghi che hanno ben d'onde più di me diritto a apparire poco, però a rendere molto. Era un po' la filosofia del nostro amico, il compianto Alberto Castagnetti, che insomma faceva così, parlava poco e operava molto dietro. Insomma, tu hai una generazione successiva. Guarda, io ti dico che paragonare con Alberto è sacrilego per quanto riguarda l'atteggiamento, e comunque lui era un 10 scalini o 10 scale sopra di me. Io ho questo tipo di atteggiamento che mi viene probabilmente da un retaggio dei posti in cui vivo. Io vivo tra le montagne, siamo piuttosto schivi. Trentino. Siamo schivi e siamo anche poco aperti verso l'esterno, e di conseguenza tutto ciò che è nuovo, tutto ciò che è diverso, tutto ciò che ci mette in luce, in risalto, ci spaventa, mettiamola così. Quindi io preferisco... Una grande regione il Trentino, dato anche i natali a tanti nuotatori di gran livello che tu conosci, insomma. Sì, con i quali io sguazzavo quando ero piccolo, ad esempio, per dire Marcello Guarducci. E chi non se lo ricorda, buon Marcello. Marcello, sì, ciao, anzi Marcello, se ci si incontra. Non so se è andato a fare i mondiali master, perché lui, insomma, non ho idea se si sia allenato, però insomma. Secondo me lo incrociamo al Sette Colli. Certamente. Per fare una passeggiata lì. No, preferisco far valere i numeri dei ragazzi, le qualità dei ragazzi, che non pormi davanti a loro. A proposito, poi tu ti tieni un po' in disparte, ma insomma stai maneggiando l'elemento più clamoroso degli ultimi, cioè i giovani, i super giovani, quelli che sono azzurrini, che poi improvvisamente, come è successo del Brescia, diventano azzurroni e fanno dei risultati clamorosi. Vedi Paltrinieri, la pattuglia, no? Betti, sì, che tu l'anno scorso hai portato ai mondiali junior a fare risultati clamorosi. Sì, la mia posizione da questo punto di vista è una posizione di privilegio, perché io vivo, senza succhiarmi il sangue, ma vivo del lavoro dei colleghi di club che ogni giorno si spremono loro sì davvero per poter conseguire un risultato, per poter portare questi giovani ad alto profilo. Quello che faccio io è solamente sistemare i tasselli nell'ultimo periodo pre-gara, pre-mondiale, pre-europeo, e sono assistito sempre da altri tecnici che mi danno una mano in modo meraviglioso. Per cui la mia fortuna è vivere in un paese che ha prodotto e produce in continuazione. È una fortuna incredibile. Cioè, sono io stavo fortunato. Ragionando, proprio l'altro, qualche giorno fa, eravamo un popolo di santi navigatori, nuotatori. Ai tempi di Guarducci c'era sì, certo, qualche elemento di spicco, ma non avremmo mai pensato di concorrere con australiani e americani e di produrre una generazione di atleti così forti e che vengano fuori in continuazione. Ah, sì, questo è vero e non è vero da un anno, da due, ma da tanto. C'è una tradizione notevole, una tradizione impostata, diciamo a fine anni Ottanta, già con un occhio di riguardo per questi ragazzini che facevano miracoli in quelle che erano le allora poche piscine, una tradizione che ha avuto anche come boost, come motore e accessorio quelli che sono i successi dei grandi ai giochi di Sydney, e che conseguentemente, riempendo le piscine e avvalendosi anche della preparazione dei ragazzi che seguono, che insegnano la scuola a nuoto, che portano la propaganda, gli esordienti e via dicendo, consente a chi ha delle doti di emergere e di consegnare poi dei ragazzi nelle, per il momento, mie mani, con grandi riscontri. E per quello che tu sei un po' primo la rossa, come dicevo, però noi io personalmente ti inseguo, perché seguire te vuol dire scoprire delle realtà che poi improvvisamente esplodono e vanno alla luce del sole, come appunto è stato Paltrinieri, come insomma, Arianna Barbieri, come Nzao, come un sacco di atleti giovani, giovanissimi. Sì, la cosa stimolante, la cosa bellissima è proprio questo, perché vedi passare molti rimangono e proseguono il loro percorso, e la gioia più completa per chi come me fa
da valletto tecnico a questi campioni e vederli poi esprimersi a livelli straordinari. Ne citiamo uno, Paltrinieri, senza che nessun altro degli altri si offenda. Sono molti e facendo un elenco si farebbe torto a qualcuno. Citiamo Paltrinieri perché osservando i ranking mondiali, perché la nostra vita è fatta di classifiche, vediamo che in cima c'è lui, in cima tra i giovani. Non è proprio in cima, ma poi si vedrà che succede. Tu sei scaramantico, come molto. Tutti quanti noi, e incrociamo, come dire, le dita. Senti, c'è l'Olimpiade e ovviamente questo insomma è il punto focale di quest'estate, sì. Però ci sono anche per i giovani, ricordiamolo, europei e mondiali. Sì, ci sono, meglio, la Coppa Comen per la categoria ragazzi, che sarà a Torrevieja il 30 giugno e l'1 luglio, quindi categoria ragazzi, una ottima, solida formazione come sempre, ci giochiamo la vittoria fra i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, e non solo, perché la Comen tende ad allargarsi sempre di più, ad essere un movimento continentale. E a questa poi seguirà immediatamente il campionato europeo juniores ad Anversa, dal 4 all'8 luglio le gare, dove qualcosina di buono dovremmo essere in grado di e poi mi hanno detto tu sei un matricolone perché è la prima Olimpiade che ti fai a Londra. Io dovrei essere sei pronto al taglio? Io sono al taglio, si fa presto perché c'è molto poco sopra. Però sai questo pronto... perché dicono i tuoi colleghi gli allenatori che sono diventato peggio degli atleti, che insomma qualche sorpresina per la matricola bolognani ce l'hanno. Mi hanno già detto di stare attento, sì, già che da quest'anno insomma seguo un pochino, accompagno e do una mano anche ai colleghi degli assoluti. Sì, quest'anno dovrei essere a Londra dopo aver fatto l'europeo come matricola nella nazionale assoluta ed è un grande privilegio. Sto attraversando un bellissimo momento dal punto di vista professionale. Sono contento, molto contento. Su in Ibiza ti fa in culo alla balena, si dice questa parolaccia. Ma in culo alla balena, sì, in bocca al lupo. Sperando che la balena stia tranquilla in quel momento. Ma su di te abbiamo solo certezze. Vi ringrazio. Grazie ancora, alla prossima, Walter. Ciao. A presto. Ciao. Ciao.